Siamo con Maria Stella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione, nonché ex ministra della Pubblica Istruzione. Ieri dal Consiglio dei Ministri delle novità in tema di scuola, qual è il suo giudizio? Beh, un giudizio positivo sul voto in condotta, l'avrei chiamato forse un voto sul comportamento, ma insomma la sostanza è dare peso accanto all'apprendimento delle competenze anche al senso di responsabilità verso gli altri e quindi ai comportamenti. E poi abbiamo un passo avanti per quanto riguarda la formazione professionale. Su questo credo che sia importante un allineamento tra il sistema dei licei e quello degli ITS per quanto riguarda il passaggio a 4 anni, perché se si vuole anticipare, come è a livello europeo, la durata della scuola superiore, credo che questo debba prevedere un allineamento fra ITS e liceo. Però trovo che anche questo sia un punto importante. Quello che abbiamo chiesto anche recentemente in un'interpellanza al governo è l'attuazione dei svariati decreti attuativi della riforma degli ITS, perché senza questi decreti, ne mancano 13, la riforma sugli ITS rischia di essere molto rallentata. Il PNRR mette a disposizione 1,5 miliardi, cerchiamo di spendere al meglio queste risorse, ma anche di consentire alla riforma degli ITS di esplicare i suoi effetti.